Benvenuti a Tirana! Finalmente siamo arrivati nella capitale dell'Albania. Qua siamo in piazza Skënderbeu. Non siamo molto convinti della pronuncia. Comunque ve lo scriviamo. Staremo qui 3 giorni. E in questo video vi racconteremo tutto ciò che vedremo e vi daremo anche qualche informazione utile per quando vorrete venire anche voi in Albania. Let's go! Riflessione su Tirana, una cosa che abbiamo visto fin da subito da quando siamo saliti sull'autobus per venire in centro è che ci sono un sacco di palazzi in costruzione. Tirana, come tutta l'Albania alla fine, è uno stato che sta iniziando a crescere in questo momento, quindi puoi vedere tantissime differenze, nel senso che vedi sia palazzi che sono in ristrutturazione, in costruzione proprio in questo momento, ma anche palazzi molto vecchi accanto ai palazzi in costruzione. Questo proprio perché si sta puntando sullo sviluppo del paese. Stiamo entrando a vedere il Museo della Storia, che si affaccia proprio sulla piazza principale. Allora, ci siamo pappati il museo di storia, giusto Bel? 1000 miliardi di anni di storia albanese. Si parte praticamente dal Neolitico e si arriva fino ai giorni nostri, si parla anche della Seconda Guerra Mondiale. Fino alla Seconda Guerra Mondiale. Siamo usciti dal museo e ci siamo accorti che siamo senza lek, siamo senza soldi, quindi dobbiamo andare a un exchange a cambiare con gli euro, così vi portiamo con noi e vi facciamo anche vedere questa cosa. Sì. Ah, il museo costa 500 lek a testa, equivalente di 5 euro. Prima di arrivare all'exchange siamo passati in questa via con questi mercatini, però ho deciso di tenere la telecamera un pochino più bassa perché non mi guardavano troppo bene i mercanti e non so mai quanto faccia piacere alle persone essere riprese o che si riprendano le loro cose. Allora, abbiamo cambiato i nostri euro in lek e il tasso di cambio era per 1 euro 103 lek e 50, quindi abbiamo lasciato 50 euro e ci hanno ridato 5.175 lek. Allora, finalmente possiamo sfamarci. Allora, con ben 245 lek, quindi 2,45 euro, abbiamo preso due burek shifati, che sono una specie di sfoglia con un ripieno di quello che abbiamo preso noi, ha il pomodoro e cipolla. E, ha una parvenza di torta salata, ma in realtà è fatta con più strati. Comunque adesso ce li pappiamo e ve li facciamo vedere. Non abbiamo trovato neanche una panchina, quindi ci siamo fermati davanti a un negozio e ad assaporare questo burek. Com'è? Dentro l'abbiamo preso con le verdure, dentro c'è pomodoro e cipolla. Si lascia mangiare. Sembra una torta salata. Siamo in questo locale veramente veramente carino, il Friends Book House. Pensate che qua si può addirittura fumare dentro. Sì, è una cosa che ci ha molto stupito, ma non penso che sia una cosa riservata soltanto in questo locale, ma secondo me è proprio, si fa ovunque. E ci siamo presi due caffè e abbiamo speso 180 lek, equivalente di 1,80 euro per due caffè espressi, molto buoni. Ci sta. Buon caffettino, ci siamo messi a girare intorno ai quartieri, tra i quartieri di Tirana, e stiamo notando che c'è veramente un gran caos, e c'è molto traffico, molto rumore, clacson, ambulanze, sirene. Polizia, sirene. E poi una cosa che stiamo notando soprattutto è che qui c'è l'optional
di indossare il casco. Cioè, non è un optional, sì, la sicurezza stradale è un optional. Probabilmente sì, almeno così di primo acchito. Ragazzi, stiamo per salire su questa piramide. E woohoo! Questa terrazza è un punto panoramico nel centro della città, davvero eccezionale, perché si vede praticamente tutto. Intanto vi faccio vedere le montagne. Qua abbiamo le montagne, poi ci sono questi grattacieli stupendi. Vi faccio fare un bel 360 gradi. Un po' la contrapposizione che dicevo prima, cioè questi due palazzi che sono super fighi, guardi in basso c'è una casa che gli manca un albero che sta per cascare. Allora, siamo scesi dalla piramide e adesso attraversiamo un ponte, e per attraversare il ponte passeremo tra i loghi di una compagnia telefonica un tantino sponsorizzata famosa. Qua sì. In Albania. Sì, diciamo che a Tirana prevale. La riconoscete? È lei. Eccoci davanti alla cattedrale cattolica Sheni Pali. È un edificio moderno, difatti è stata completata nel 2001 e consacrata l'anno successivo. È ad oggi la più importante e significativa struttura cattolica di Tirana. All'interno sono espliciti e notevoli i richiami alla santa di origine albanese più rinomata del mondo, Madre Teresa di Calcutta. Si trova davanti al fiume Lana ed è facile da raggiungere, merita assolutamente una visita e una sosta. Info utile numero 1 per chi viaggia in Albania dall'Italia: non serve il passaporto, anche se non siamo in Unione Europea, basta la carta d'identità. Stiamo per entrare nella chiesa ortodossa. Pensate che questa è la terza chiesa ortodossa più grande d'Europa. Questa è la sede principale della Chiesa Ortodossa albanese. È proprio davanti al Museo della Casa delle Foglie. L'edificio è stato completato nel 2012, gli interni sono molto suggestivi e, a parere nostro, vale assolutamente la pena visitarla. Bene ragazzi, dopo tutte queste chicche interessanti, finalmente sono le 14, è arrivata l'ora del check-in. Siamo un po' provati perché ci siamo svegliati veramente presto questa mattina. Che ore erano? Dillo perché. Erano le 3. Sì. E quindi raggiungiamo la camera, raggiungiamo la camera. Finalmente arrivati all'Hotel Europa. La cosa figa è che siamo distanti dalla strada principale, che è molto caotica, quindi top. Ragazzi, questo video è finito, ma non è finito il nostro tour di Tirana, quindi state connessi perché uscirà il giorno numero 2, il video numero 2 di Tirana, dove scenderemo in un bunker della Guerra Fredda e dove saliremo su una torre con una vista mozzafiato su tutta Tirana. Un saluto da Belle Folle, ciao!